Di richieste ne sono arrivate 95, ma circa un terzo delle domande sono state ammesse a finanziamento. Il lavoro della commissione è finito ed è stata stilata la graduatoria che porta a suddividere i 260.000 euro di risorse che la città metropolitana ha messo a disposizione delle associazioni per contribuire a finanziare gli eventi culturali. Operazione che lo scorso anno aveva sollevato non pochi malumori, con tanto di contenzioso da parte di realtà solide che da sempre garantiscono in riva allo stretto eventi e cartelloni di spessore artistico. Quest'anno andrà meglio, si eviteranno le aule di tribunale. L'avviso pubblicato nel mese di giugno sul sito istituzionale dell'ente era rivolto a tutte le associazioni culturali e alle organizzazioni private ricadenti nel territorio metropolitano per la concessione di contributi economici per l'anno 2021. Nel mese di settembre è stata istituita l'apposita commissione per la valutazione che ha elaborato un articolato piano per l'analisi delle proposte pervenute. Questo l'esito. Con 50 punti arrivano in vetta alla graduatoria con il punteggio più alto il Centro Teatrale Meridionale di Rizziconi e Ama Calabria con sede e che hanno ricevuto rispettivamente 26.000 e 19.000 euro per la realizzazione delle attività teatrali e della 44esima edizione dell'evento Musica Ama Calabria. Con 49 punti, invece, l'associazione culturale Traiettorie si vede finanziare il 30% delle spese per la realizzazione dell'iniziativa Rapsodie Agresti, ricevendo un contributo di circa 35.000 euro. Segue a rota al quarto posto Gustando il Borgo, Festival Internazionale di Artisti di Strada di Gioiosa Ionica, giunto alla 12ª edizione, che incassa poco più di 3.000 euro. Il quinto posto arriva a Gerace, all'Accademia di Musica, 15ª edizione del Festival di Musica Classica, che si vede riconoscere un contributo di 15.000 euro. Sfiora i 10.000 euro invece il Galleria Grecanica di Bova, che incassa il 20% di contributo delle spese per il Festival Pagliarizza, la 18ª edizione della Festa del Vino di Gioiosa Ionica, promossa dall'Associazione Culturale per il Centro Storico Borgo Antico, riceve circa 1.000 euro, mentre poco più di 6.000 euro vanno all'Associazione Culturale Spadaro per la stagione concertistica. Al nono posto, l'Associazione Calomena riceve un contributo per la 18ª stagione teatrale di Cittanova e della Piana di circa 7.000 euro, mentre arriva a 20.000 euro il finanziamento per l'Associazione di Palmi Amici della Musica di Manfroce per l'evento Sinergia 46. Quindi la postazione all'interno della graduatoria non coincide alla qualità di risorse conquistate. La Policy Cultura, al 14º posto per l'evento Catona Teatro, tra palcoscenico e schermo, viene assegnato poco più di 11.000. Oltre 12.000 euro sono andati all'Associazione Calabria per il tour 2021 di Tintarella di Luna.